Allora, buongiorno a tutti, ciao a tutti, cominciamo questo momento, chiamiamolo culturale, piccole conferenze, presentazioni. È un momento che ormai ci contraddistingue da parecchi anni, perché qui in convention abbiamo sempre organizzato delle belle conferenze storiche, anche abbastanza importanti. Allora, questa mattina sarà un ciclo di presentazioni abbastanza veloci, quindi una mattinata anche abbastanza frizzante. Abbiamo tre o quattro relatori, io farò un po', avrò un po' la funzione non tanto di moderatore ma di presentatore, nel senso che adesso li introduco appunto in questo momento, il momento delle conferenze e presentazioni, poi chiamo uno alla volta i vari amici che presenteranno i loro lavori, i loro progetti, per poi concludere la mattinata con la presentazione di quel bellissimo oggetto che già vedete in sala qua esposto. Allora, andiamo già direttamente al primo relatore, è un grande amico mio da tanti anni, è un grande amico dell'Associazione dei Giochi Storici di San Marinese, perché collabora con noi da non so più quanti anni, anch'io, proprio dai tempi, dagli albori delle nostre convention. È un esperto di wargame, quindi gioco classico con le miniature, ha fatto tanti lavori tra l'altro ottimi, ricordo anche un bel titolo sulla battaglia di Waterloo in occasione del bicentenario, se non vado errato. Oggi ci presenta, se ho capito bene della tua descrizione che mi hai inviato, un nuovo progetto legato all'ambientazione della seconda guerra mondiale, si chiama Fuoco di copertura, e credo che abbia di nuovo la chicca di cercare di unire, no, in qualche maniera il mondo del wargame classico, che è più importante per te, che tu sei esperto, al mondo del board wargame, che è quello che più amo io e ad esempio anche Amaro che è qui in sala. Quindi chiamiamo qua l'amico Aldo Ghetti, io subito un applauso. Puoi mettere la chiavetta, Aldo? È già dentro, è anche già in vedi? Sì. C'è già qui la... fare il tempo. Allora, che è, Aldo, scusa? È lì qua. Vediamo già se si vede, se si può vedere solo, ho visto che prima non faceva vedere, eccolo qua, così vedo. Così lo vedo. Prego. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui e di farci questa chiacchierata insieme. Ha già detto qualcosa Giancarlo, sì, confermo, questo è un gioco nuovo che mixa già due culture, quella di una fase su board, su mappa, a quella che è invece la fase di gioco tridimensionale, ma nel mezzo ci sono anche gli esagoni, perché noi abbiamo ottenuto, quando dico noi, io e i miei amici con i quali abbiamo organizzato il gioco, Franco Lombardo e Marcello Utili, si sviluppa su una base a esagoni. Cominciamo con l'impostazione. Vedete, è un wargame storico per combattimenti tattici a livello di battaglione. Allora, intanto, scusate, ma una piccola presentazione, perché la dedica? Perché, sinceramente, questo personaggio è uno dei pochi che mantiene un equilibrio fortissimo nelle sue memorie nei confronti dei suoi avversari, compreso i russi contro i quali ha combattuto. Premetto che è uno dei pochi comandanti che combatte dal 39 al 45 quasi ininterrottamente, solo con alcuni mesi di convalescenza. Combatte con Rommel, combatte con diversi comandanti di livello elevato, ed è una persona che ha mantenuto nelle sue memorie un livello di moderazione fortissimo. Considerate che lui è rimasto prigioniero per 5 anni in più e non volevano nemmeno liberarlo perché era un Fon, cioè un nobile prussiano, e di conseguenza per l'ottica di quegli anni, ricordiamoci sempre che noi parliamo di storia, quindi non facciamo mai delle posizioni preconcette, lui fu liberato ma malvolentieri, perché fu considerato fino in fondo un personaggio che poteva essere un pericoloso guerrafondaio. Dall'altro lato, contro gli alleati contro cui combatté nel 1944,
fu poi, diciamo così, riconosciuto come conferenziere per la NATO per moltissimi anni. Gli esagoni. Noi giochiamo sugli esagoni, ma in realtà, lo dirò forse anche dopo, non è necessario, non sarebbe necessario che questo avvenisse. È una nostra scelta. Noi abbiamo fatto una scelta perché, venendo dal wargame classico, perché il wargame vero sarebbe libero, cioè con le misurazioni, a dire la verità, visto che non siamo più bambini, nessuno di noi, i miei tre amici sono lì, Gianluigi, Roberto Carboni, Franco Lombardi, oramai siamo vecchi amici di merende e da tempo ci siamo cominciati un pochino a stufare dei sistemi che a volte fanno litigare quando è ora di prendere misure, quando è ora di prendere le distanze. Con gli esagoni questi problemi non ci sono. Avere una mappa esagonata oggi non è affatto un problema, perché con la pivot, non voglio fare pubblicità, ma è facilissimo avere una mappa esagonata 180x120, che è il tavolo su cui giochiamo. Quindi la prima informazione è che noi giochiamo su un tavolo di 180x120. La seconda grande informazione, che è veramente il punto di forza di questo regolamento, facciatemelo dire, è che nel regolamento si gioca una fase strategica a cui segue la fase tattica. Quindi i giocatori, pur prescegliendo una loro lista esercito, giocano una fase strategica. Addirittura la fase strategica è articolata su due battaglie, perché in questo modo c'è più equilibrio nell'azione strategica che si sviluppa su una normalissima mappa in A3, la vedete, è quella che vedete esposta, l'azione si sviluppa qui e si può sviluppare con due battaglie. Questo provoca un equilibrio nella conquista degli obiettivi, che voi vedete indicate le croci tedesche e le stelle alleate, sono gli obiettivi strategici. Quindi gli obiettivi che vengono raggiunti durante la fase strategica. Di seguito a questa fase strategica, che voi vedete le pedine inserite, vedete bene le pedine inserite, si sviluppa la fase tattica. Vedete al centro, dove ci sono le pedine, c'è la relazione diretta tra la fase strategica e la fase tattica. Ma il punto è che questo non è un complicatissimo sistema da impiegare giorni. In un'ora, in video chat, con uno che riprende e che l'altro vede, con un normalissimo cellulare, si gioca a distanza la fase strategica. Poi ci si trova per la fase tattica. Vi faccio vedere l'esempio delle colonne, delle pedine, e questa è la terza informazione, l'uso delle ricognizioni. Un gioco tattico della Seconda Guerra Mondiale, se parte solo dal tavolo, non ha mai la possibilità di esplicitare al massimo livello il valore dei veicoli Reci, i veicoli da ricognizione, perché in effetti i veicoli da ricognizione sono normalmente fragili e in uno scontro tattico rischiano di essere quasi sempre surclassati o essere mal utilizzati. Col sistema dello sviluppo dello scontro a livello di campagna nella mappa grande, le colonne da ricognizione permettono di ottenere dei vantaggi. Quindi la ricognizione ha una funzione che ti permette di arrivare più o meno bene, a seconda di come giochi, sullo scontro tattico. Un'altra cosa, e siamo a un'altra informazione su questo gioco, è il valore strategico dei cingolati. Avete presente quella massa di, per esempio, veicoli antiaerei su cingolato o ruotato? Benissimo. Il sistema delle colonne cingolate, la possibilità di gestire le colonne cingolate, quindi carri armati con fanteria di supporto su veicoli semicingolati, viene valorizzata nella fase strategica, perché questi
Comunque colonna o compagnia cambia poco, il concetto è la pedina, noi dopo abbiamo deciso di chiamarle compagnie, la pedina che rappresenta la compagnia in termini di organico può essere, come vedete, o interamente cingolata o semicingolata o di fanteria o con veicoli a traino, che hanno quindi una capacità di movimento diversa. E questo rende quindi le scelte del giocatore sulla composizione della propria lista esercito e già quindi ti dà un possibile vantaggio a livello strategico. Andiamo a un'altra novità, i rinforzi, la possibilità di avere rinforzi in campo. Vedete qui, nella zona riquadrata, ci sono gli alleati che hanno 1 e 4, che sono le compagnie, mentre invece la parte tedesca ha C, D, E. C'è stata una dichiarazione di battaglia, io adesso non ho, per via della mezz'ora di tempo disponibile, la possibilità di raccontarvi nel dettaglio le regole. Posso dirvi che chi è interessato, dopo al piano superiore, nell'area World Games, c'è il tavolo da gioco e ci sono anche dei regolamenti, quindi chi sarà interessato a vederlo ed acquistarlo, poi magari vi farete qualche domanda. Quello che conta non è che io vi racconti nel dettaglio le regole, quello che vi devo raccontare oggi con la conferenza è quello che sono i valori aggiunti, cioè le novità di questo gioco. Come vedete qui, ci sono 5 compagnie in campo, 2 alleate e 3 tedesche, ma ci sono 2 compagnie alleate che possono entrare. Ci sono 2 modalità, vedete, sono al confine del riquadro che diventerà il tavolo da gioco. Ci sono 2 modalità di intervento. L'intervento può essere deciso dal giocatore se è già a bordo, perché considerate che quando c'è la dichiarazione di battaglia, le unità che vengono riunite all'interno del campo dove si dichiara battaglia, attraverso un sistema di gioco che permette un possibile scostamento del campo, quelle vengono bloccate. Tutte le altre unità che sono attorno nel turno possono muovere e raggiungere il campo di battaglia. Raggiungere il campo di battaglia naturalmente le rallenta e di conseguenza possono entrare prima o dopo. Ma c'è un'altra possibilità che il giocatore può attivare. Per esempio, ipotizziamo che la colonna 5 fosse già a bordo tavolo, potrebbe anche succedere che il giocatore decida di non farla entrare, ma di farla entrare di rinforzo nel primo turno, visto che è già a bordo campo, quando tocca a lui giocare. Questo aumenta la nebbia di guerra. Perché? Perché lo schieramento di quello che è dentro quella colonna o quella compagnia che dir si voglia avviene solo al momento in cui si entra sul campo. E qui, scusatemi se sottolineo, ma qui c'è un'altra novità ancora, la metodologia di gestione delle proprie truppe, della propria lista esercito. In un foglio A4 ci sono riunite il 90% delle informazioni necessarie per giocare. L'altro 10% può essere stampato dietro a questo A4, quindi all'atto pratico un giocatore può tranquillamente giocare tutta la partita con un foglio, come vedete qui, dove sono riunite tutte le informazioni che gli servono, perché lui ha la possibilità di avere la sua army list e le colonne come sono composte, le varie compagnie come sono composte. Le poche cose che mancano sono la tabella dei fattori di combattimento in close combat, in combattimento ravvicinato, e alcuni altri piccoli dati che riguardano per esempio la lunghezza dei fumogeni, quindi banalità. Il 90% delle informazioni sono contenute in un foglio A4. Perché c'è tutto qui, c'è la distanza di tiro, c'è la penetrazione, la capacità di movimento, di combattimento, che sono le informazioni necessarie per giocare. Ne abbiamo un'altra. L'ingombro, la logistica. Come gestiamo la logistica? Come gestiamo il fatto che non è possibile accatastare truppe in un punto, ma ci sono dei problemi di estensione, ci sono dei problemi di accesso al campo di battaglia? Benissimo. Con questo sistema qui, con delle aree di schieramento predeterminate dal regolamento, dove il giocatore deve schierare le proprie truppe. Se ha caricato
troppe cose all'interno di una compagnia, non riuscirà a schierarle, dovrà mantenerle fuori e quindi ritardare il sistema di sviluppo, quindi del suo schieramento, e di conseguenza questo si riflette sulla sua capacità di entrare a pieno titolo nella capacità di gioco. Qui c'è un elemento che volevamo sottolineare, a parte una panoramica complessiva del gioco, forse l'avete letto in una delle slide precedenti, ma ci tenevamo a sottolineare che noi riusciamo a giocare in maniera indifferenziata con la scala 20-28 mm e la scala 15 mm. Ovvero, per il 28 mm riusciamo ad utilizzare le miniature, ma non i veicoli, perché sono veramente troppo grandi. Diciamo che la scala dell'1:2 è la dimensione massima per come noi abbiamo gestito gli esagoni. E questa dimensione è compatibilissima con i 15 mm, i conosciutissimi 15 mm basettati per FOV, che universalmente i giocatori italiani sicuramente conoscono. Quindi c'è una fortissima compatibilità con questa scala, lo vedete qui. Addirittura noi siamo riusciti recentemente a giocare contemporaneamente sullo stesso tavolo con 15 mm e 1:22 20 mm, perché tanto la dimensione è assolutamente influente, visto che si gioca per area e visto che le truppe di fanteria sono tutte basettate. E qui infatti io chiarisco la faccenda che, a dire la verità, non sarebbe strettamente necessario avere gli esagoni se qualcuno non li vuole utilizzare, perché potrebbe essere sufficiente parametrare i centimetri degli esagoni che noi diamo al regolamento, ovvero noi diamo le misure tutte in esagoni, per formarle in centimetri. Però siccome io ho giocato a Softail e con gli amici queste riflessioni ce le siamo fatte, ci siamo resi conto che l'esagono ha un valore aggiunto assolutamente indiscutibile, perché ti permette senza alcun dubbio di identificare la linea di mira, ti permette senza alcun dubbio di gestire non solo le movimentazioni e gli ingombri, ma la cosa più incredibile è che ti facilita tantissimo nella gestione degli angoli di tiro. La gestione degli angoli di tiro è importantissima, perché in una guerra come la Seconda Guerra Mondiale avere gli angoli morti, la possibilità di attaccare, la possibilità di avere quindi delle visuali limitate sono la realtà dei fatti. Io che ho giocato su Softail mi sono reso conto che una delle cose più difficili è proprio quella di avere dei campi di tiro. Questa è una sottolineatura di quello che vi ho accennato prima, che riguarda appunto l'informazione contenuta in una plancia. Devo dire che questo ci ha dato tutta una serie di opportunità in più che si riflettono sulla giocabilità. Come vedete dalla lista, ci sono delle parti che possono essere obbligatorie, adesso questa è la parte in blu corta, ma ci sono delle liste che hanno più parti obbligatorie, che sono le parti che rappresentano l'identificativo della tipologia di armi di lista esercito, perché naturalmente c'è differenza tra una lista esercito di fanteria o corazzata. Quindi c'è una parte obbligatoria che il giocatore deve assolutamente prendere, una parte di supporti di compagnia e una parte di supporto divisionale. Questa differenziazione si riflette positivamente nel gioco strategico, ovvero il giocatore deve stare attento a quanto forza la mano alla sua lista esercito, perché dovendo giocare due partite strategiche che fanno parte dell'unico risultato, perché per ottenere un risultato bisogna sommare quello che si conquista nello strategico è quello che si conquista nel tattico, e
Quello che conta è quindi che le liste esercito ti danno dei limiti che devi rispettare. Questo significa che devi stare attento all'equilibrio con cui tu formi la tua lista esercito, perché puoi sostituire nella seconda partita solo i supporti divisionali. Quindi devi stare molto attento a come hai formato la tua lista per essere pronto ad avere la seconda posizione, perché se tu hai forzato troppo la tua lista in senso offensivo, per esempio, potresti trovarti ad avere delle possibilità a gestire la seconda partita, e anche questo è un altro elemento che crea equilibrio. Gli attacchi aerei e la parte relativa a ingegneri e alle fortificazioni tattiche, mi sono divertito a inserirlo perché ovviamente è divertente gestire la fase degli attacchi aerei, è divertente gestire quindi le azioni anche di interdizione antiaerea. E qui torna anche il discorso che avevo detto prima, per esempio una colonna corazzata che ha delle antiaeree su semicingolato o su corazzato ha la facoltà di avere in copertura un'antiaerea che entra in campo e si schiera con lei, diversamente se fosse un'antiaerea al traino. Questo quindi incide nel comportamento strategico del giocatore, sono tutti elementi che fanno parte di un livello di giocabilità che andiamo a sottolineare. Abbiamo anche tenuto conto delle fortificazioni tattiche. In questo momento siamo in una fase in cui stiamo ancora decidendo se inserire nella versione definitiva, oggi avrete la versione beta del gioco disponibile, nel senso che è una prima stampata che serviva per interessare, sono sui 20 minuti, ho messo domani, che serviva a interessare chi è presente oggi. Diciamo che le regole ci sono, quindi c'è anche tutta la parte delle fortificazioni tattiche. Qui non faccio altro che sottolinearvi quello che già in parte vi ho anticipato, che esistono appunto le compatibilità tra 15 e 28 mm, ma voglio arrivare alle conclusioni, così se c'è qualche domanda lo faccio. C'è il tempo. Io sottolineo la sintesi di quello che permette questo nuovo gioco sulla Seconda Guerra Mondiale, di giocare una fase strategica e innovativa che rende diverso ogni scontro, basata su una lista esercito scelta dai giocatori e che valorizza l'utilizzo dei veicoli da ricognizione. La facilità di giocare una fase strategica, come vi ho detto prima, ma anche la facilitare e definire lo sviluppo della fase tattica. Il gioco è impostato per 8 mosse, è calibrato per 8 mosse che possono diventare 9 o 10, per lasciare l'incertezza del gioco, e vi garantisco che con una normale conoscenza del gioco il sistema ti fa giocare in 3 ore, cioè tu in una serata giochi, e questo è un altro elemento che va veramente valorizzato, perché veniamo tutti quanti noi da una serie di giochi che non ti davano mai una certezza della fine, non ti dava mai un sistema di calcolo. È opportuno ribadire in questo senso che c'è una relazione tra i punti che vengono conquistati sul campo strategico e i punti che vengono conquistati sul piano tattico. La sommatoria, la differenza dei punti conquistati, tenete conto che noi abbiamo impostato il gioco non sulle perdite, che in realtà non influivano nel sistema Seconda Guerra Mondiale, ma sulla conquista del territorio, perché questo è il vero obiettivo della Seconda Guerra Mondiale: conquistare gli obiettivi strategici e conseguentemente tattici a seguito dell'azione strategica che permettevano di spingere indietro l'avversario o di sfondare. Questi concetti li trovate realizzati nell'utilizzo interconnesso delle due piattine e nel sistema di calcolo dei punti che sancisce con certezza la vittoria dei due giocatori. Ho concluso. Benissimo.
domande volentieri, però aggiungo una cosa, approfitto qui della presenza di Aldo, che è un esperto del settore, e anche del nostro amico qua. Anzi ragazzi, facciamo un applauso qua all'amico Eugenio, che si è un po' defilato, è il nostro referente per la sezione dei wargame da diversi anni ormai. No, approfitto, ci sei anche te Eugenio, perché per quanto riguarda noi appassionati, io, Mauro e tantissimi qui in sala, di board wargame, che sono i giochi da tavolo con le nostre amate mappe in cartoncino e pedine, l'avvicinarsi al vostro mondo è sempre stato abbastanza complesso come questione, perché non è facile, soprattutto non è facile coinvolgere voi nel nostro mondo e viceversa. La San Marino Game Convention ha da ormai 10 anni fatto questo tentativo, no, di unire i due mondi, e sembra che abbia avuto anche successo, insomma, da varie edizioni. Quello che io adesso non so se il tuo gioco, mi sembra di sì, approfitto di questo perché essendo anche un sistema di gioco che in 3 ore, come stai dicendo, permette di giocare un oceano, una partita, eccetera, eccetera, conoscendo le regole, è un po' abbastanza vicino a parecchi dei nostri. Quindi sarebbe bello che sempre di più il vostro mondo si avvicinasse al nostro, non solo per giocare insieme, ma per essere in una convention come questa e anche voi vedervi giocare come facciamo noi, perché mi sembra, no, ne parlavo anche stamattina, spesso e volentieri avete un po', come dire, una concezione della, siete più orientati verso il settore fieristico che del gioco giocato in una convention come questa. Però forse questo è ad esempio uno di quei sistemi di gioco che invece permettono in poco tempo di divertirsi e presenziare ed essere insieme con noi, insomma, per questa attività qua. Quindi questo è che volevo evidenziare. Ora, se ci sono domande per Aldo, se no procediamo. Hanno capito tutto. Grazie.